Vuoi che andiamo a dare una mano ai ragazzi? No, voglio che restiamo qua. Ragazzi, Geronimo assisterà alle nostre prove. Fantastico! Sì, però prima dovremmo esserci tutti per provare, no? Facciamo un'altra volta. No, noi faremo le prove lo stesso, Faccia. Ti chiedo un favore, ci porti qui il tuo amico Tripa, ti prego. No, perché voi siete molto amici, vero? E litigate per le ragazze. Chi è il più romantico? Adoro parlare con te, sei così spontaneo. Ehi, perché fai così? I mambrucci potrebbero dare una mano, potremmo suonare ai loro concerti. Già, che bello, no? È bellissimo. Forse riusciremo a suonare con i mambrù? Perché tu adesso te la stai facendo con il tuo maestro Piantala, di piano. No, ma che dici? Prima di tutto non me la sto facendo con lui. E in secondo luogo, non hai diritto di rinfacciarmi niente. Perché io ero venuta a dirti che ti amavo e mi hai respinta. Lo sai che hai ragione? Hai ragione. Maya, non mi intrometterò mai più nella tua vita. Mattias, amore, sono qui. Sì. Cosa guardi? Ah, senti, ti dispiace se adesso vado via? Non mi dispiace, verrai stasera alle prove. Sì, sì. Poi, il dottore ha detto che il braccio è guarito, che è tornato come prima. Sì, ma stai attenta perché è stato bloccato per un lungo periodo e ora deve imparare di nuovo a muoversi liberamente. Dimmi una cosa, cos'è successo poi con Delfina perché non mi hai raccontato nulla? Beh... sai, non è successo niente. E poi lo sai quanto si è esagerata Delfina per ogni cosa, no? E quindi... Sei innamorata di Franco, non mi intrometto più e che siano felici. Ma me lo deve dire in faccia. Roberta, non si chiama il medico senza un buon motivo. Deve essere successo qualcosa di grave e tu con questo hai avuto qualcosa a che fare o sbaglio? Io? No! Sai com'è fatta Delfina? Appena le si rompe un'unghia chiama l'ambulanza. Sì, questo è vero, ma... Flor, ecco, ora che mi ricordo... ti sei fatta fotografare vestita da principessa al ballo in maschera. Ah, figurati se pensava alle foto quel giorno con il mio principe. È apparso lui ed è scomparso il mondo. E poi era così bello e... senti un po', stavamo parlando di Delfina, non cambiare discorso. No, ma questo è più importante. Se tu avessi avuto una fotografia l'avresti portata... Ora che ci penso, Federico non ha mai scoperto di aver baciato te e non Delfina, vero? Ma che cosa... Vado a dirglielo. No, Robertina, aspetta, ascoltami! Cosa ci fai qui, Federico? Tu cosa ci fai qui, Roberta? Dovresti essere nel mio studio ad aspettarmi per parlare. No, Thomas ha detto che avrebbe parlato per entrambi. Thomas è un corno, qui le decisioni le prendo io, qui comando io e basta. Dai, andiamo, non litigate. Perché invece non mi spiegate che cosa è successo? È lei quella che deve dare delle spiegazioni. Lei è il suo caro complice che sta di là. No, perché io non parlo senza il mio... senza Thomas. Posso farti una domanda? Ti ascolto attentamente. Com'è possibile che un principe così bello e buono come te sia fidanzato con quella brutta strega di Delfina? Roberta, non ti permetto di... Roberta, vieni qui! Vai subito ad aspettarmi nel mio studio, è chiaro? Si dice che... i bambini e i pazzi... non mentono mai. Cosa hai detto? Che i bambini a volte esagerano, che qualche volta, insomma, dicono delle scemenze, che si sbagliano, no? Comunque, quello che le volevo dire io è che l'ho aspettata al passaggio dei baci, ma lei non è venuto. No, il fatto è che con quello che è successo a Delfina si è fatto tardi e quando sono arrivato non c'eri più. Ah, perché io sono rimasta là per moltissimo tempo. Io aspettavo, ma lei non arrivava mai. E poi ho incontrato Franco e siamo andati a prendere un caffè. Non ci ha visti quando è arrivato? No, non vi ho visti. E cosa mi doveva dire di così importante? Flor, senti, quello che sta succedendo tra te e me... Ecco, io... Flori, senta, bitte schnell, finirà dare mano a me in cucina perché con tanto pasticcio io non farcela, io... avere interrotto qualcosa? No, niente, cosa potresti aver interrotto? Ora è meglio che vada a parlare con quelle due bestie. Prego, non punire i bambini, loro avere meno colpa di quanto lei potere immaginare. E tu, venire o non venire? E dove si va? Alla festa al palazzo? No. A pelare patate in cucina. Florisienta, schnell. Sì. No, mio caro, non ti preoccupare per il ritardo. Adesso invece sono io a proporti un affare. Ti offro la possibilità di quadruplicare la somma che hai detto. Ti interessa? Certamente, più soldi metterai, tanti più soldi guadagnerai, Caccio. Sì, esatto.
con la borsa è così, mio caro. Non venirmi a dire che non avresti il coraggio di rischiare, eh? Vuoi pensarci? Beh, ti devo lasciare perché ora sono occupata, grazie. Grazie, amore. Ciao. E tu? Cosa guardi? Io sto solo ascoltando. Sto ascoltando le tue bugie. Ah! Potresti essere una maestra di menzogne. E dimmi un po', quanto costa una lezione? Sarebbe per te? Niente, amore mio, perché in realtà io ho imparato da te. Ah, sì? Cosa intendi dire con questo? Che io sarei una bugiarda, eh? Strega piena di superbia? Sì, ingorda parrucchiera. Sei la persona più bugiarda che ho mai conosciuto, la più falsa. Falsa? Sì. Ah, sì? Sì. Io ti ho tirata fuori dal fango. Oh. Sto cercando di aiutarti, Malala. Dai, non fare la cretina. Oh. Mia cara, lo farai per qualche motivo, perché tu gratis non fai nulla. Ah, sì? Sì. E non credi a quello che ti dico? No. Beh, vai al diavolo allora, avrei voluto andare d'accordo con te, ma ne ho fin Piaggio. Qua della tua arroganza. Io ti non ti distruggo, più, ti faccio a pezzi. Allora, voi intendete dirmi che Pedro e Delfina... Sì, Pedro e Delfina. Sì. Va bene, grazie, andatevene. Come? Come andatevene? E che cosa significa grazie? Tutto qua, non ci ammazzerai? No. No, non è possibile. Adesso viene la parte in cui ci strappi la pelle a morte e ci tagli le orecchie. Sì, sì. Vi ho detto di andarvene. Andate. E nemmeno ci metti in punizione? No, per questa volta non ci sarà nessuna punizione. Ma levatevi dai piedi prima che cambi idea. Filiamo! Andiamo! Piano, piano. Che è successo? Ah. Perché hai quella faccia? Cosa hanno fatto i marmocchi? Hanno messo della colla nelle scarpe di Delfine. È divertente. Lo trovi molto divertente? Beh, ecco, scusa, il fatto è che... Insomma, scusami, è che io... Ma tu non hai quella faccia per questo motivo, proprio no. No, è per quello che mi hanno appena detto riguardo Pedro e Delfine. Che ti hanno detto? Mi hanno rovinato tutte le scarpe! Anna! E così questi vogliono la guerra, ma non sanno con chi hanno a che fare! Oh, mami! Ma che cosa ti prende, tesorino? Dai, calmati, che cosa è successo? Guarda, quei maledetti ragazzi mi hanno rovinato tutte le scarpe! Oh, sì. Oh, sì. Beh, tesoro, le metteremo in lavatrice oppure, che ne so io. Tesoro, non è il caso di fare così. Andiamo su, dai, tranquillizzati un po', ti prego. Non fare così. Voglio vedere la testa di quei ragazzini che rotola giù per le scale. Che loro mi umilino. Va bene. Che mi riempiano la casa di caffone il giorno del mio fidanzamento. Va bene. Che la verduraia mi voglia portare via il fidanzato. Va bene. Ma che nessuno osi toccarmi le scarpe. Forse loro non hanno ancora capito con chi hanno a che fare. Io sono capace di uccidere. Federico! Oh, la cosa peggiore è che la mia piccola ha anche ragione. Allora non sei arrabbiato con me? Tutto a posto? Sì, certo. Con te è tutto a posto, davvero. Se Mirta ha scelto te, va bene. Ha scelto te, basta così. Invece sono arrabbiato con Sofia. Non capisco perché abbia organizzato tutto questo solo per baciarti. No, neanche io lo capisco. Non lo so, però le voglio dare una lezione e tu mi aiuterai. Che devo fare? Non parlarne con nessuno, è più che sufficiente. Va bene, e tu che pensi di fare? Niente. Niente, farò il suo stesso gioco e lei si brucerà. Bene. Vedo che siete di nuovo amici, no? Andate a dirlo allo scorfano, è di là molto nervosa. Dai, Clara, non parlare così. Che ti ha fatto Mirta per avercela tanto con lei, eh? Oh, scusami, Nicolas, l'ho offesa. Non sapevo tu fossi per la protezione degli scorfani. Perché non vai a sputare il tuo veleno fuori e mi sporchi la casa? Oh, è che non capite le mie battute? No. Bene, comunque sono venuta per dirvi che dobbiamo fare le prove perché forse vengono i Mambrù. Sul serio? Sì. Davvero? Non potete mancare per niente al mondo. Dovete avvisare Flor. Ah, Nicolas, dai il mangimi al pappagallo che sta morendo. Non capisco perché Clara sia così antipatica ultimamente. Come non capisci? Lei è gelosa. Di che? Nicolas, lei è gelosa di te e Mirta. Non te ne sei ancora reso conto? Mattia!